Ciao! Ta-da! Finalmente le ho trovate! Yeah! Allora, queste per il momento saranno le ultime uova di quest'anno, a meno che non trovo di nuovo le uova dei Pokémon, adesso che so quanti grammi sono. Quella con Gengar. Così se ne trovo di nuovo me le peso e vedo di prendere quella con Gengar e semmai la aprirò in video magari con qualcos'altro, perché insomma che ho scoperto sta cosa grazie a un video di TikTok che è stato postato sul gruppo di Pokémon Go di Trento, non quello principale, ma quello tipo con vari argomenti, spam, eccetera. Vabbè, comunque, c'è questo video di TikTok con uno che dice i grammi delle uova di quello che si trova dentro. C'è un cane che abbaia, vabbè. Comunque. Allora, sono andata al PAM ieri e c'erano queste. C'erano anche queste, le ho pagate boh, 6 euro, meno di 7 euro comunque. Non so se si sente dalla voce, ma ho ancora un po' di raffreddore, che bello. Vabbè, comunque. Che volevo dire? Sì, oltre queste c'erano, vabbè, quelle di, vabbè, Chiara Ferragni, c'era quella di Elettra Lamborghini, va bene. E quella che mi ha fatto ridere di più è della Dolci Preziosi, che non ho preso perché ho detto, cioè, ci saranno le solite sorpresine stupide, tipo, che so, le matite con il marchio sopra, quelle robe là, delle Rainbow High. Sì, c'erano le uova delle Rainbow High, vabbè. Comunque, adesso vediamo di. Ne ho prese due, sperando che non sia come quella dei My Little Pony, che ne ho presa e l'ho trovati, vabbè. Comunque, gli scrunchie sono sempre utili. Allora, sono della Balocco. Qui c'è questa Gorgeous a petta, che carina. Sulla carta poi ce ne sono altre, forse ce n'è una sola. Sì, guardate, c'è solo questa, vedete? Questa qua con il pianoforte sul vestito, carina. Questa qua è di 240 grammi, cioccolato finissimo al latte, vediamo. Burro di cacao, che bello. Ottimo. Ottimo, invece che l'olio di palma, che non è che faccia tanto bene. Finalmente il cordino. Infatti, vedete. Vabbè, le apro tutte e due assieme. Una è già mezza rotta. Apriamo prima questa, che è quella già mezza rotta, vedete? Se si riesce a vedere, vedete che è già un po' aperta, vabbè. Che carine! Oh, aspetta che tolgo questo coso. No, vabbè, ma che carine le mollettine. No, bellissimo. Aspetta che guardo. Cioè, sì.
Allora, mollette in legno. Mollette in legno. No, vabbè, che belline. Belle. La paperella. Qua, vabbè, è un po' rovinato sulla testa della papera, però che carine, tipo chiudi pacco, insomma, no, vabbè, bellissime, troppo carine. Questo lo tengo, e adesso l'altro, vediamo. Beh, non c'è niente. Ah no, no, vabbè, ma non non ci credo. Non ci credo. Vabbè, vabbè, li tengo tutte e due perché sono comunque utili. Cioè, no. Ma perché? Perché devo essere sempre così? Vabbè, dai, vabbè. Sempre utili comunque, sia come decorazione che come... insomma, quando si deve chiudere i pacchi, eccetera. E vabbè. Che ridere. Vabbè. Magari... vedrò di prenderne un altro. Vedere se trovo un'altra sorpresa, perché mi pare che ci fosse. Cos'è che avevo visto? Non mi ricordo. Ci sarà sul sito della Balocco. Aspettate, vediamo. No, vabbè. No, vabbè. No, vabbè. Cioè, ragazzi, guardate. Non so se si vede, bello, cioè, no, devo trovarli, cavolo, bellissimo, pandoro da gustare, e una lattina da tenere, che bello, no, no, c'è solo, però aspetta, ma, perché, no, questo da quant'era? $2,40, perché qui c'è un'illustrazione diversa, vedete, cioè lo stesso, però invece che esserci la petta c'è la bambolina, quella, vabbè, però non ci sono le sorprese, peccato, vabbè. Gorgeous 2000 di due, vediamo se c'è qualche immagine. No, perché mi pareva di aver visto, mi pareva di aver visto Memory, possibile, non mi ricordo. Vabbè, allora alla prossima. Ciao!